Ciao! Allora, come vi avevo promesso e anticipato nel precedente video, vi volevo fare la recensione di alcuni profumi. Allora, inizio con Red Door di Elizabeth Arden. Questa è la scatola e questo qui è il profumo. Una confezione da 30 ml, quindi la più piccola che c'è, è del 1989 ed è stato creato da un maestro profumiere di origini marocchine che si chiama Carlos Benhem. Praticamente questo è un profumo, si può dire icona, è l'icona veramente della marca Elizabeth Arden e ne riporta tutti, diciamo, nelle sue note la filosofia. Il flacone è una porta, simboleggia questa porta color rosso rubino. Sarebbe la stessa porta della boutique di Elizabeth Arden che c'è a New York nella sua boutique sulla Fifth Avenue. Quindi questa boccetta ha voluto ricreare questo simbolo che vi fa entrare, proprio come dire, vi fa entrare nel mondo della bellezza, del lusso di Elizabeth Arden. Il manifesto pubblicitario di questo profumo rappresenta una ragazza vestita, diciamo, con un abito molto principesco, molto fine ed elegante, bianco perla, che ricorda un po', secondo me, anche Alice nel Paese delle Meraviglie, che è entrata, diciamo, in questa porta rossa. Quindi alle spalle ha questa porticina rossa e sta per entrare in questo mondo che si cela dietro questa porta. Dalla sua espressione sognante si capisce che comunque sta entrando in un mondo bello, cioè sta entrando in un mondo che sicuramente racchiude qualcosa di magico e di bello. E quindi c'è proprio anche il fatto del mistero di cosa si cela dietro a questa porticina. Questa, secondo me, è stata proprio un'idea molto efficace dal punto di vista pubblicitario, perché effettivamente quando voi vedete questo flaconcino sullo scaffale della profumeria, vi scatta comunque qualcosa. Volete prenderla, volete comunque scoprire cosa nasconde questa boccetta, ed è stata la stessa cosa che comunque è capitata anche a me. Non mi è piaciuto subito, nel senso che è un profumo molto molto particolare, però è accattivante, cioè comunque si sente che ha qualcosa di diverso dagli altri e di unico. L'ho acquistato un po' d'impulso, se così vogliamo dire. Lo sto comunque utilizzando, mi piace molto, però è arrivato a piacermi dopo un po' che lo usavo, quindi non è stato amore a prima vista come succede per tanti altri profumi. E devo dire che proprio il packaging è stata una delle molle che mi ha fatto scattare l'acquisto, quindi si può dire che su di me ha preso proprio in pieno questa idea pubblicitaria. All'inizio non era così la confezione, nel senso che è stata variata negli ultimi anni, recentemente comunque, perché prima c'era comunque la porticina fino qua e solamente il tappo era d'oro, sembrava quasi un bauletto d'oro. E invece adesso hanno fatto proprio completamente tutta la forma della porta. Allora, parliamo della fragranza. Il profumo è floreale, è sicuramente floreale. E il cuore è un mix molto molto persistente di rose rosse, gelsomino, fiori di arancio e yang yang. Nella scelta dei fiori, secondo me, si vede che c'è la mano di una persona orientale. Questo mix floreale è molto seducente e molto proprio inebriante. Come note di testa troviamo, leggo perché non me lo ricordo a memoria, comunque note di testa c'è mughetto, fresia e viole selvatiche. Poi nel cuore, come vi ho detto, rosa rossa, fiore d'arancio del Marocco, yang yang e gelsomino, e sul fondo c'è la scia di muschio di quercia, miele e legno selvatico, e legno, scusate, di sandalo. Appena voi lo annusate, sentite subito queste note floreali che si sprigionano. Non occorre indossarlo perché sprigioni poi le sue note, ma lo sentite subito, proprio anche solo accostandolo al naso. È veramente un profumo fortissimo, molto molto dolce, ha anche diciamo, delle note fresche, nel senso è un profumo che va comunque bene anche d'estate, nelle sere d'estate.
L'unica cosa di questo profumo è che è veramente persistente, è veramente intenso, quindi ne basta pochissimo. Io quando me lo spruzzo sempre da lontano, proprio a distanza. Lascia la scia ed è come fragranza violetto proprio questi fiori che come vedete c'è il mughetto, la fresia, la rosa rossa che si sente tantissimo in questo profumo. Sono fiori veramente intensi. Le note della rosa rossa, in particolare, che è un componente anche difficile da trovare in un profumo. Gli dà, se vogliamo, anche diciamo un carattere un po' vagamente retro, molto elegante, cioè molto più che elegante, raffinato, ecco. La particolarità di questo profumo, secondo il mio parere, è che pur essendo veramente intenso, scusate se lo dico tante volte, ma è il profumo forse più forte che ho, e ha questi fiori così predominanti che escono fuori subito. Comunque è un profumo elegantissimo, cioè, anche se si sente tanto, anche se lascia la scia, è comunque di un'eleganza fuori misura ed è per questo che io dico che sta bene, cioè io lo vedo perlomeno quando siete vestite in un certo modo, ecco, non lo vedo come un profumo fresco, frizzante da portare così in maniera sportiva, ecco, non è assolutamente un profumo di questo tipo. Quindi è per questo che io non lo vedrei tanto per una ragazza giovane, ma più per una giovane donna, ecco, e anche per una signora. La nota di fondo del miele per alcuni gusti può risultare magari un po' troppo stucchevole. Quindi non so, se vi piacciono i profumi comunque persistenti, molto forti, questo è un profumo secondo me tra l'altro arioso. È comunque un profumo accattivante che in qualche modo, anche se non vi piace, comunque vi trasmette qualcosa, vi dà comunque un'emozione, ecco, e secondo me è proprio questo che fa la differenza fra i profumi intramontabili e quelli invece magari che sono un po' meteore, insomma, che poi passano di moda, eccetera. Il più piccolino da 30 ml costa indicativamente intorno ai 35 euro, poi c'è la versione da 50 che viene 55 e la versione da 100 ml che costa 75 euro. È elegante, è un profumo raffinato. Come vi dicevo, appunto, lo vedo più per un'occasione speciale o comunque per quando siete vestite per la sera, ecco. E sicuramente però con questo profumo attirerete un po' i nasi degli altri. Un profumo che si ricorda, che rimane in mente e quindi che ha molto carattere. E secondo me fate comunque bella figura con questo profumo. È un classico intramontabile. A me piace tantissimo, l'ho amato dopo diverse volte che lo utilizzavo e adesso sicuramente quando lo finirò lo ricomprerò perché voglio che ci stia proprio, che sia presente fra gli altri miei profumi. Se per caso vi capita di vederlo in profumeria, fatemi sapere le vostre impressioni. Non fermatevi alla prima annusata, ma annusatelo più volte. Ci vediamo alla prossima recensione, ne ho anche altri da farvi vedere. Spero che questa vi sia piaciuta. Lasciatemi commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!